Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Ci siamo già occupati di una storia molto suggestiva legata al Vicenza, quella della squadra che alla fine degli anni 70 arrivò a sfiorare lo scudetto guidata da Gibi Fabbri in panchina. Circa 20 anni dopo, i berici sono tornati a respirare aria d'Europa, sotto la guida di un altro allenatore capace di fare scuola, Francesco Guidolin, e stavolta dopo aver messo le mani su un trofeo, la Coppa Italia. Un'avventura, quella in Coppa delle Coppe, arrivata all'apice con il gol di Pasquale Luiso a Stamford Bridge contro il Chelsea, alla quale però è mancato il lieto fine. Vicenza d'Europa, la straordinaria avventura nella Coppa delle Coppe 1997-98. Dopo il trionfo nella Coppa Italia del 1997 nella doppia finale contro il Napoli, il Vicenza è tornato a giocare nelle coppe europee con l'incognita di una squadra fuori dal giro continentale da 19 anni e con la forza delle squadre italiane che dominavano la scena all'epoca. Il primo sorteggio europeo ha riservato al Vicenza un avversario di tutto rispetto, i polacchi del Legia Varsavia. L'emozione del nuovo debutto in Europa, avvenuto il 18 settembre 1997, è stata breve, poiché già al termine del primo tempo il Vicenza si è trovato in vantaggio di 2 gol, grazie alle reti di Luiso e Ambrosetti. Questo doppio vantaggio è rimasto invariato fino alla fine della partita, permettendo ai ragazzi guidati da Guidolin di gestire il ritorno in Polonia con tranquillità. Il Legia, sostenuto dal suo pubblico, ha cercato di rimontare, ma è riuscito solo a dimezzare lo svantaggio con un gol di Kasperczak. Tuttavia, a pochi minuti dalla fine, il Vicenza ha colto un'opportunità in contropiede, siglando il gol decisivo con Zauli. Questo risultato di 1-1 ha garantito al Vicenza l'accesso agli ottavi di finale. I ragazzi di Guidolin si trovano di fronte a una sfida impegnativa con lo Shakhtar Donetsk, una squadra ucraina destinata a un futuro promettente ma ancora poco conosciuta. Il Vicenza, tuttavia, approfitta del turno favorevole e sconfigge i rivali sia in trasferta che al Menti. Nella prima partita contro lo Shakhtar, il Vicenza dimostra la sua determinazione vincendo 3-1. Luiso si mette in luce con una doppietta, mentre Beghetto contribuisce con una rete fondamentale. Nonostante il gol della bandiera siglato da Zubov per gli ucraini, il Vicenza porta a casa una vittoria decisiva in vista del ritorno allo stadio Menti, in cui il Vicenza continua sulla scia del successo precedente. Luiso si conferma come uno dei protagonisti della squadra, segnando nuovamente, questa volta affiancato da Viviani. Lo Shakhtar Donetsk non si arrende facilmente e riesce a segnare un gol con Atelkin, un giovane talento destinato a emergere anche nel calcio italiano con la maglia del Lecce. Tuttavia il Vicenza riesce a conquistare una vittoria finale col punteggio di 2-1 che blinda la qualificazione al turno successivo. Dopo la pausa invernale, il Vicenza si ritrova di fronte al sorteggio dei quarti di finale e si trova ad affrontare il Roda, una squadra olandese dalle tradizioni modeste. Il Vicenza dimostra la sua superiorità con 2 goleade. Nella prima partita in Olanda, i berici ottengono un netto 4-1 a loro favore. Il tornante Schenardi è in grande forma e realizza gli assist per i primi 2 gol realizzati da Luiso e Belotti. Il Toro di Sora si ripete ancora una volta a 5 minuti dal termine del primo tempo, sfruttando un assist di Zauli, che si riconferma nella ripresa, aprendo la strada al gol dell'uruguaiano Otero. Nonostante il gol della bandiera dei gialloneri, segnato da Peters, la partita termina con una chiara vittoria del Vicenza. Il ritorno al Menti, avvenuto nel giorno della festa del papà del 1998, è altrettanto straripante. I ragazzi di Guidolin, con una fame insaziabile di gol e applausi, dilagano con un risultato di 5-0, ottenuto con 5 marcatori diversi: Luiso, Firmani, Mendez, Ambrosetti e Zauli. Il Vicenza si qualifica per la semifinale, vivendo un vero e proprio sogno a occhi aperti. La squadra si trova a un passo dalla sua prima finale europea e si ritrova nel sorteggio assieme a Chelsea, Stoccarda e Lokomotiv Mosca, vere istituzioni del calcio europeo. Un risultato incredibile considerando che solo 3 anni prima il Vicenza era tornato in Serie A e che nel 1993 giocava ancora in Serie C1. Amici sportivi di Rete 4, tornate in collegamento con lo stadio Romeo Menti di Vicenza. Tra poco l'ingresso in campo di Vicenza e Chelsea per questa semifinale di andata di Coppa delle Coppe. C'è naturalmente il tutto esaurito qui a Vicenza, entusiasmo alle stelle per una partita attesissima.
Brivio, Belotti, Mendez, Di Cara, Viviani, Schenardi, Di Carlo, Ambrosini, Ambrosetti, Zauli, Luiso. Il 2 aprile 1998 al Menti arriva il Chelsea stellare di Zola, Vialli e tanti campioni internazionali. Lo stadio vicentino, in quegli anni il più inglese di quelli della Serie A, è stracolmo e la partita d'andata viene decisa da un ricamo di Lamberto Zauli, straordinario. Fronte d'attacco, ma il Chelsea si sposta benissimo, compatto e ben organizzato. Viviani, Zauli, prova la coordinazione, Zauli mette giù, prova il sinistro, e il gol! Zauli incredibile, gol fantastico, al 16° il Vicenza in vantaggio. È riuscito a coordinarsi in maniera incredibile questo giocatore, è alto 1,90 ma è rapido e ha grande tecnica e l'ha dimostrata tutta in questo gol. Fantastico il suo stop perché la palla era molto alta e poi si è coordinato di sinistro mentre stava quasi per cadere, indirizzando il pallone proprio nell'angolino dove De Guy non ci poteva certo arrivare. Ricordiamo, scarso equilibrio, è riuscito a trovare un diagonale eccezionale. Anche Viviani ha dato una bella palla dentro su questo taglio di Zauli, e qui grande stop che ha messo fuori causa Duveri, e qui anticipato con le sue lunghe leve, poi si è coordinato, non ha calciato benissimo, però per fortuna ha calciato in quel modo e la palla è andata dentro. Sesto gol ufficiale per lui, 3 in campionato, il 3° in Coppa delle Coppe, ma è sicuramente il gol più importante per Lamberto Zauli, 27enne, ex Ravenna, arrivato al grande calcio con molto ritardo, tutti si chiedono perché. La difesa vicentina regge il 16 aprile, al ritorno a Stamford Bridge, migliaia di tifosi iberici inseguono il sogno della finale. All'evento il gruppo punk The Rozzer dedicherà anche una canzone, Fedeli alla tribù, ma la realtà supera qualsiasi lirismo possibile quando Pasquale Luiso porta avanti gli uomini di Guidolin, zittendo Stamford Bridge con l'indice piantato sulle labbra. Una scena iconica ma che rappresenta proverbialmente il volo di Icaro troppo vicino al sole. Zauli, ottimo dribbling di Zauli, possibilità per lui, Ambrosetti, c'è anche Luiso in area, Ambrosetti il destro, è il gol del Vicenza, in vantaggio per 1-0, grandissima l'azione e la rete siglata dal Vicenza, vedete la gioia incontenibile di Pasquale Luiso che porta in vantaggio la sua squadra, tripudio dei vicentini. L'esperienza degli inglesi esce fuori di botto 3 minuti dopo, quando un'incertezza di Brivio permette a Poyet di trovare il vitale pareggio. Nella ripresa, Chelsea in vantaggio sull'assist Vialli-Zola, gol spettacolare e poi sigillo del vecchio leone Hughes. Il mondo crolla addosso al Vicenza, che sembrava davvero poter toccare con mano il sogno, e nonostante l'espulsione di Ambrosetti, allo scadere l'uruguaggio Mendez ha il pallone per cambiare tutto e trovare il 3-2 che avrebbe qualificato i veneti. Pallone fuori da posizione favorevolissima, cala il sipario sull'Euro Vicenza. Il Chelsea vincerà la Coppa, ma i tifosi biancorossi ricorderanno quell'avventura come la più prestigiosa della loro storia, con la squadra capace di volare dove neanche la squadra di Pablito Rossi si era avvicinata. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!